Ciao ragazze, eccomi di nuovo. Allora, come avevo accennato sull'altro video dove avevo fatto appunto il mio refill, sto andando a farvi il video per l'applicazione dei nastrini. Allora, preciso che questi nastrini sono veramente stupendi, però a livello di applicazione io non mi sto trovando molto bene. Allora, in teoria, essendo dei nastrini adesivi, dovrebbero appiccicarsi. Ma in realtà non è così in pratica. Poi vi avevo accennato che ho acquistato la colla per le tip. L'ho provata, che è questa qua, ve la faccio vedere, per chi non mi ha seguito nell'altro video. L'ho provata, ma in realtà non funziona praticamente per niente. Quindi torno al mio metodo originale. Vediamo se poi qualcuno di voi ha dei consigli da darmi in merito. Allora, io cosa faccio? Intanto ho messo il colore, l'ho sgrassato senza opacizzarlo. Sono andata a mettere un pochettino di costruttore sotto. In questo caso io sto usando il Monolid Violet di Sophia Neil, che fa sia da costruttore che da lucido. E vado ad applicare la mia striscia che ho già pretagliato. Logicamente non la taglio precisa precisa perché non sapendo bene quanto è grande la mia unghia, quindi prima ne taglio un pezzetto. Vado ad applicarla in questo modo, tenendo un'estremità, andando piano piano ad appoggiare anche l'altra. Però vedete che di qua si alzano comunque. Quindi io sinceramente non so. Non capisco perché mi fa così. Allora, intanto vado a tagliare comunque l'eccesso che non mi serve. Però non si appiccica proprio, ragazze. E infatti anche ieri mi ha praticamente fatto lo stesso identico problema. Io andando anche a vedere sul sito poi lì di Passione, su Facebook, le ragazze praticamente dicono che loro si trovano da Dio, non hanno alcun tipo di problema, si appiccicano bene, addirittura senza chi mette il lucido. E si appiccica bene, e invece io non faccio molta 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 fatica. Quindi io cerco di schiacciare il meglio possibile comunque. Vediamo, perché sto facendo le prove anche io insieme a voi, quindi abbiate un pochettino di pazienza. Cioè non funziona nemmeno col gel colla. Premetto che io il gel colla non l'ho mai usato, quindi non so neanche se lo sto usando nel modo giusto. Vado un attimo in lampada, appena voi vedete che riuscite a tenerlo un pochettino giù, comunque eventualmente lo tenete giù col dito. Adesso io sto con l'altro dito, mi sto aiutando in lampada, di modo da tenerlo un po' più fissato. Ecco, adesso si è fissato, storto logicamente, perché poi non è che possiamo pretendere di fare tutto insieme, però vabbè, questa è una prova e quindi mi autogiustifico, però vedete che comunque si è attaccato. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con quello grande. Io in realtà con quello grande ho riscontrato molti molti più
meno problemi. Mi sembra che si appiccichi meglio. Però a prescindere, comunque, diciamo che non sono adesivi, perché cioè, se fossero degli adesivi belli, dovrebbero appiccicarsi senza sotto l'ausilio di nulla. Invece vedete che voi proprio li appoggiate, ma a loro non gliene frega niente di star lì. Di nastro adesivo non c'è niente. La cosa che io voglio provare a fare in questo momento è quella che aveva consigliato Chris di Passione Unghie sul sito, ossia distendere acqua gloss, appiccicargli quello e poi ristendere di nuovo acqua gloss. Proviamo. Quindi io stendo acqua gloss. Oramai lo stendo su tutto. Ok. Polimerizzo 5 secondi. Quindi potete vedere che anche con il costruttore sotto non funziona. Poi ho prodotto io, ho visto il video di un'altra ragazza. Allora, vado adesso a prenderlo e lo applico, vediamo se rimane appiccicato. Assolutamente, ragazzi, cioè, questi nastrini non si appiccicano. Mi dispiace, ma questo video non è un po' una prova fallita. Sinceramente io non so, perché ripeto, stavo dicendo, ho visto ieri il video di una ragazza, Greta, che praticamente li applicava anche lei. Non di questo tipo, quindi non argentati, però io penso che più o meno, caspita, i nastrini siano tutti uguali. E lei cioè, era molto contenta, diceva che subito alla prima applicazione, appena lei li ha messi, si sono applicati subito, non ha avuto nessun tipo di problema. Io purtroppo non mi sono trovata per niente bene. Però vedete, quello che volevo farvi vedere è. Io in questo caso ho fatto il passaggio di prima, quindi ho messo il monoled che è un costruttore, sono andata ad applicare senza polimerizzare, ad applicare su la striscettina e premo. In questo caso rimane, perché infatti anche io ho fatto questa prova, non dà problemi che si sollevano i laterali, vedete? Quindi non so, proprio quello piccolino che dà fastidio. Io comunque adesso polimerizzo così si appiccica bene e poi vado a sigillare. A sigillare tranquillamente perché tanto appunto il video ve l'ho fatto vedere. Quindi io per quanto riguarda questo qui più spesso vi dico potete tranquillamente farlo. Applicando un costruttore trasparente sotto, a smalto, andate a posizionarlo dove volete, pigiate con il dito e lucidate. Per quanto riguarda questo qui fine, ancora non sono riuscita a trovare il modo, ragazze. Quindi, costruttore si fa fatica, gel colla proprio non, come se non esistesse, non serve a nulla. Non so, devo fare delle altre prove e vedere, perché vedete in questo caso è uscito che è già perfetto, cioè non si muove, non si è mosso.
da dove l'ho messo, quindi boh, non so. Va bene, dai, se qualcuno di voi però l'ha già utilizzato o ha trovato il metodo perfetto per utilizzarlo, mi faccia sapere, ragazze, mettetemelo nei commenti così, così io prendo spunto appunto da quello che mi dite, perché tra di noi ci si aiuta sempre. E niente, se spero comunque che anche questo video vi sia piaciuto, anche se è stato un po' un epic file, come lo chiamano adesso in YouTube, perché appunto non è stato proprio un video risolutivo, però niente, io volevo mostrarvi appunto che questi nastrini effettivamente danno un po' di problemini. Niente, ragazze, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere, come al solito, se avete qualche richiesta particolare di video, così faccio il possibile per accontentarvi. E ci vediamo presto. Ciao ciao!